Rieccoci in diretta con We Wealth Must. Eccoci, allora posso presentare le nostre ospiti di questa sera, due graditissime presenze femminili. Siamo con Stefania Paolo, che è Country Head per l'Italia di BNY Mellon Investment Management. Buonasera Paola, Stefania. E Buonasera. buonasera anche ad Anna Bagella, che è responsabile di sviluppo offerta di Fideuram. Buonasera. Buonasera a voi. Eccoci, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Come dicevo in apertura, parliamo di portafogli e reddito fisso e di come debbano essere ripensati i portafogli. Entrerei subito nel vivo di questa puntata ricordando un dato che riguarda 2 giorni fa. All'emissione del BTP a 3 anni da parte del Ministero del Tesoro abbiamo visto una cedola azzerata per la prima volta, un dato che almeno una soglia, diciamo così, psicologica che fa pensare. Sappiamo che i rendimenti dei nostri BTP a 10 anni sono schiacciati vicinissimi ai minimi a 0,7, lo stesso livello dei treasury americani di pari durata. Molte emissioni dei paesi core, anche sulle scadenze lunghe, molto lunghe, sono in territorio negativo, la Germania e non solo. In questo scenario, Stefania, cosa ci puoi dire? È un contesto che sarà comunque auspicabilmente temporaneo o siamo destinati a conviverci ancora a lungo? Grazie mille per la domanda che credo adesso molti investitori stiano condividendo. Infatti, come citavi poc'anzi, proprio di ieri la notizia che il tasso dei BTP a 3 anni in realtà è sceso per la prima volta in territorio negativo, che è un evento, se ci pensiamo, davvero simbolico per l'andamento generale del debito governativo in Europa. Le ultime stime valutano il controvalore dei bond con rendimenti negativi tra i 16.000 miliardi di dollari e i 30.000 miliardi una volta calcolato l'impatto dell'inflazione. A nostro avviso non si tratta di uno scenario temporaneo, ma di un cambiamento proprio strutturale in atto in tutto il mondo e con cui dovremmo imparare in qualche modo a conviverci, con ricadute anche profonde sul nostro modo di investire, gestire risparmi e anche poi pianificare naturalmente il futuro. La compressione dei rendimenti obbligazionari è comunque frutto delle politiche monetarie che da anni oramai sostengono i mercati e le economie globali. E a questi poi ultimamente si sono andati sommando anche i piani di stimoli fiscali governativi. Quindi diciamo uno scenario abbastanza unico e significativo. In Europa, in particolare, i bilanci delle banche centrali, se guardiamo alla slide che adesso vi mostreremo, sono in costante aumento oramai da anni. Il primo trimestre del 2020 e l'arrivo della pandemia hanno proprio determinato un picco senza precedenti, che è ben visibile in questa slide per in particolare la Bank of England e la BCE, che sono state protagoniste di una politica monetaria espansiva dal 2015 ad oggi. Per quanto riguarda la Fed, le cose sono state un po' diverse perché poi, come ricorderemo, c'è stato un tentativo di normalizzare il bilancio negli ultimi anni per poi fare una rapida inversione di rotta nel 2019, dopo un 2018 particolarmente complesso e difficile per i mercati finanziari. E questo chiaramente, naturalmente, il cambiamento di rotta della Fed è stato ancora di più accelerato dall'inizio della pandemia, per contrastare chiaramente quanto è successo con la pandemia. E come dicevo poc'anzi, questi stimoli monetari poi si vanno a sommare anche gli stimoli fiscali e gli interventi governativi per un insieme di programmi e piani di sostegno davvero che non conoscono un precedente nella storia della finanza e addirittura nell'economia globale. Quindi, che cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro? Con le politiche monetarie e fiscali che agiscono all'unisono, c'è una buona probabilità che, come dicevi prima, le banche centrali riescano a spingere persino al rialzo i livelli dei prezzi al consumo e quindi l'inflazione. In questo modo, questo porterebbe sicuramente a determinare un aumento dei rendimenti nominali dei bond e quindi un irripidimento delle curve. Tuttavia, governi e banche centrali, secondo noi, continueranno anche ad adottare politiche di repressione finanziaria che sono poi fondamentali per il finanziamento monetario del deficit fiscale.
Pertanto riteniamo, in buona sostanza, che i rendimenti reali delle obbligazioni resteranno probabilmente a questi livelli bassi ancora molto a lungo, ponendo in questo modo anche delle sfide abbastanza importanti per gli investitori. Ecco, a proposito di investitori, sappiamo che gli investitori europei e italiani in particolare continuano a esprimere un bisogno di protezione e a cercare quella protezione in modo privilegiato proprio negli strumenti a reddito fisso. Oggi quanto vale mediamente, è sempre difficile fare, come dire, dare questi numeri, però quanto vale la componente obbligazionaria all'interno dei portafogli degli investitori? Stefani. Sì, come dicevi, questa è una contraddizione abbastanza evidente proprio dell'ultimo decennio. Il mondo è molto cambiato, i mercati finanziari sono anche cambiati, continuano anche ad evolversi più rapidamente che mai, ma le esigenze degli investitori sono rimaste un po' le stesse, no? Conseguire un rendimento ragionevolmente buono senza aumentare anche il livello di rischio, ovvero rendimento più protezione di capitale. E questo chiaramente è un po' la risposta all'obbligazionario in generale, ha sempre rappresentato la risposta privilegiata a entrambi questi bisogni. Quindi guardando proprio a quello che è la tua domanda specifica, se andiamo a guardare questa slide sui dati proprio europei, siamo abituati appunto a vedere questi dati dell'industria dell'asset management in maniera abbastanza significativa. Vediamo che c'è stata negli ultimi anni, dal 2015 al 2019, una forte crescita proprio del risparmio dell'industria dell'asset management, che è arrivata a 23 mila miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo appunto, come dicevo prima, del circa il 5%. In questo mercato i fondi UCITS alternativi, quelli che vediamo qui in questa slide rappresentati, AIF, pesano insieme per circa 17 mila miliardi, divisi quasi equamente tra le famiglie, intermediari finanziari, assicurazioni e fondi pensione. I fondi alternativi sono cresciuti sino a raggiungere i 6.600 miliardi di attivi netti nel secondo trimestre del 2020. Quindi in tutta Europa i fondi obbligazionari, se guardiamo appunto il lato destro della slide, i fondi obbligazionari contano più di 4 mila miliardi di euro, quindi portandoci a constatare principalmente due aspetti. Il primo è che molti portafogli sono ancora in larga misura focalizzati sul reddito fisso, come dicevamo. Il secondo punto è che c'è ancora una percentuale importante di investitori che sono sempre più disposti a valutare anche i fondi alternativi. Assistiamo quindi a un'evoluzione proprio dell'industria, dovuta in parte anche al cambiamento dello scenario sottostante che spinge anche gli investitori alla ricerca di nuove soluzioni o quello che io oso chiamare un nuovo fixed income. Ecco, un nuovo fixed income. Chiamo in causa Anna Bagella, chiedendole che ruolo possono avere i bond in questo scenario. Lo dicevamo prima, le banche centrali hanno cambiato le coordinate di riferimento dei mercati, non solo obbligazionari. Oggi quella combinazione virtuosa tra stabilità, protezione, flusso cedolare che da sempre gli investitori hanno ricercato in questa classe di attivo. È una chimera o c'è ancora spazio per trovarla? Partirei da una considerazione. Da una parte, condivido pienamente l'analisi, che ha appena ricordato Stefania. È anche vero che, diciamo, l'altra medaglia di questo cambiamento, scusatemi se parto proprio da qua, ma è l'esigenza di capire da parte degli investitori dove trovare fonti diverse di valore e perché effettivamente tutti colgono questo tema, cioè si sta divulgando una conoscenza e una cultura finanziaria nuova, sicuramente sul mercato italiano, che non è che, no, che è sicuramente un elemento positivo di reazione a tutto quello che sta succedendo. Dopodiché l'obbligazionario continua ad avere un ruolo e continuerà ad avere un ruolo, questo perché ci può essere intanto
la ragione legata ai fattori di rischio a cui ci si espone e diciamo alla dinamica, alle traiettorie che l'obbligazionario può dare rispetto ad altre asset class. Quindi è chiaro che ne vedremo un utilizzo in ogni caso, perché continueranno in funzione poi chiaramente di quale obbligazionario, però a rappresentare una sorta di ammortizzatore del portafoglio, soprattutto della volatilità del portafoglio. Ha un costo. Oggi ammortizzare la volatilità del portafoglio ha sicuramente un costo, questo costo è dettato dalla rinuncia al rendimento, soprattutto se guardiamo alla parte diciamo governativa, se poi guardiamo alla parte dei paesi sviluppati, se poi guardiamo all'orizzonte temporale di breve periodo. Quindi per tornare sul tema dell'obbligazionario, ritengo che continui ad avere un suo ruolo, probabilmente quando si parla di stabilità da una parte e di flussi cedolari dall'altra, bisogna essere disposti ad avere una valorizzazione del proprio utilizzare questo strumento in modo simile e diverso da quello che è il mondo dei mercati privati. Perché lo dico? Perché è chiaro che tanto ci spostiamo su una componente di medio periodo, tanto più riusciamo a ritrovare qualche numero positivo, però forse abbiamo qualche piccolo problema di audio, recuperiamo subito Anna e andrei avanti. Eccola Anna. Ecco, concludo dicendo quindi ci possono essere dei flussi cedolari sì, ma ovviamente soppesando di nuovo il profilo rischio rendimento del portafoglio. Anna, restando all'universo obbligazionario, ci sono quindi dei segmenti che rimangono attraenti in termini di profilo, appunto rischio e rendimento, dove si possono trovare ancora, dove c'è valore? Inizierei a guardare, ovviamente prima parlavamo chiaramente del mondo dei governativi, in particolare dei paesi sviluppati dove il concetto di risk free era più percepito, quindi ci dobbiamo spostare da questa parte di area geografica, magari andando a cercare esposizioni in obbligazioni per esempio dei paesi emergenti, per esempio in valute diverse dall'euro, chiaramente avendo coscienza dell'esposizione alla valuta diversa. L'altro tema, spostandoci anche sulla parte tra investment grade e subinvest. Se noi andiamo a guardare lo spettro delle opportunità, è vero che i tassi governativi in gran parte oggi sui paesi lì, è altresì vero che nonostante il restringimento recente ulteriore degli spread, però troviamo valore nella componente sub-investment grade, che presenta vari gradi poi di rischio di rischio controparte, quindi anche lì ci si può spostare. E per esempio tutto, visto che si parla di un mercato estremamente guidato dalle banche centrali, dalla liquidità che stanno portando per supportare ovviamente l'economia reale, tutta la componente oggi della parte finanziaria è una parte interessante anche sulla componente bancaria, guardando i settori, che al momento è estremamente solida e si è robustita negli anni con tutti gli interventi legati a Basilea. Chiarissimo, quindi il riferimento, se non ho frainteso, è alle emissioni subordinate in campo bancario. Chiederei su questo un commento invece a Stefania, spostando leggermente il focus. Per gli investitori che siano disposti a
come dire, esporsi a una maggiore volatilità. Anche il recinto delle emissioni high yield, a cui faceva cenno poco fa anche Anna, può essere interessante? Assolutamente sì, nel senso l'ambito del reddito fisso è un ambito molto vasto che, come abbiamo visto, accoglie le esigenze anche degli investitori più diversi e pertanto le opportunità per gestori come noi sono davvero tante, o perlomeno sono da scovare. Sicuramente quello che possiamo dire è che grazie anche all'intervento delle banche centrali il binomio alto rendimento, alto rischio non è poi così né automatico né così scontato. Come sappiamo, abbiamo sempre studiato che a più alto rendimento corrisponde anche più alto rischio, ma questo grazie anche all'intervento delle banche centrali non è più così strettamente correlato. Pertanto noi comunque andiamo a guardare anche in particolare all'universo del credito societario, dove attualmente possiamo trovare delle interessanti opportunità. E in particolare, sempre facendo riferimento a questo binomio non più dato per scontato, mi riferisco in particolare anche ai casi in cui gli investitori possono sfruttare le inefficienze dei mercati e quindi investire in valutazioni che non rispecchiano la qualità effettiva delle obbligazioni stesse. Quindi guardando in questo caso, come dicevo poc'anzi, all'universo proprio del credito societario, se guardiamo anche a questa slide, dopo il picco di febbraio-marzo, che pure non ha raggiunto i livelli della crisi del 2008, l'ampliamento degli spread si è in larga parte riassorbito ed oggi i livelli sono tornati vicini alle medie storiche, come possiamo appunto vedere rappresentato qui nella slide che mostra lo spread sul credito globale investment grade. Quindi in questo contesto complessivamente incoraggiante c'è un segmento del credito che a nostro avviso è particolarmente attraente, non solo perché presenta questa dinamica di disallineamento tra prezzi e qualità, ma anche per via del contesto economico nel quale proprio ci troviamo. Si tratta in particolar modo dei fallen angels, i cosiddetti angeli caduti, sono obbligazioni di emittenti investment grade che vengono sottoposti a downgrade dalle agenzie di rating, scendendo così al di sotto della soglia BBB, che segna un po' l'ingresso della categoria yield. Che cosa succede fondamentalmente a questi titoli? Non appena abbandonano l'universo dei titoli di alta qualità, tutti i gestori di ETF e altri strumenti passivi che replicano gli indici investment grade sono costretti a venderli. Quindi lo stesso vale anche per tutti i fondi e mandati di gestione che per linee guida stesse o regole di investimento non possono detenere yield in portafoglio. Si crea così una specie di indigestione tecnica in cui un gran numero di investitori si trova a vendere la stessa obbligazione contemporaneamente, sia dopo che si è verificato questo downgrade, ma anche in previsione anche di un taglio del rating da parte delle agenzie. Quindi ovviamente questo spinge le quotazioni al ribasso, scusami. Dico, quindi questo fenomeno può verificarsi anche prima del downgrade? Certamente, possiamo anche anticipare, anche in previsione di un taglio del rating da parte delle agenzie. È proprio qui che ovviamente si introduce la nostra ricerca di andare a trovare, a cercare quei titoli fallen angel che arrivano così a scontare addirittura, e qui parto alla parte più interessante, fino a 150 punti base di prezzo rispetto al loro fair value. Ovviamente dopo alcuni mesi questo gap tecnico viene gradualmente recuperato man mano che le valutazioni si riallineano. Quindi ci sono, per dire, diverse ragioni per cui riteniamo che il contesto attuale anche determini condizioni ancora più interessanti per investire nei fallen angel. In particolare mi riferisco al
proprio al fatto che per via dell'incertezza sulla ripresa economica e sull'andamento della pandemia, le aziende stanno emettendo bond a tempi da record per costruirsi proprio una riserva di liquidità sufficiente a resistere a questa tempesta. E quindi in buona sostanza riteniamo che, considerando unitamente al fatto che la Federal Reserve continua a mostrare supporto per il credito USA, inclusi i Fallen Angels, come possiamo vedere anche da questo ulteriore slide, tramite proprio l'ampliamento del piano di acquisto di titoli, questo sicuramente rappresenta per noi una parte del credito societario, quindi una parte dell'ambito del reddito fisso davvero molto interessante e molto attuale per gli investitori, che magari da prima l'asset class era molto più illiquida e molto più contenuta in termini proprio di emissioni di bond e quindi non particolarmente appetibile per gli investitori più diversi e con diversi obiettivi di rendimento un po' più alti. Certo, Stefania, la premessa che abbiamo fatto è che chiaramente questo segmento si presta ad essere accolto e entrare nei portafogli di investitori che hanno comunque una disponibilità a rischiare un po' di più, questo è, ovviamente lo dobbiamo dire. Se invece non c'è questa precondizione, quali sono le alternative secondo voi, Stefania? Noi abbiamo diverse alternative valide, come dicevo prima l'ambito del reddito fisso è davvero molto grande, si tratta di trovare un nuovo modo di guardarlo e appunto andare a cercare delle opportunità. Vediamo ancora opportunità nei titoli di qualità, quindi in questo caso in particolar modo è fondamentale tenere le porte aperte appunto a tutte le opportunità, quindi l'universo di investimento dovrebbe essere più ampio possibile. Per questo suggeriamo di guardare magari di guardare al di là proprio dei confini nazionali e investire sul credito globale, oppure ad esempio investire anche nei titoli a yield, ma andando però a selezionare attivamente quelli con una duration breve, quindi di non appunto chiudere la duration o abbreviare la duration sinteticamente, ma appunto andare a selezionare quei titoli che hanno una duration corta. Quindi a parità di rating è molto più facile prevedere la solvibilità di un'azienda su un'emissione con un orizzonte di scadenza di 1 o 2 anni piuttosto che su una in scadenza a 5 o più anni. Quindi in questo modo è possibile anche catturare un ottimo rendimento riducendo i rischi e la volatilità di portafoglio. Noi lo facciamo molto bene questo lavoro con un altro nostro fondo specializzato proprio su globale che va a lavorare sui titoli a yield short dated. La terza strada, che è quella che secondo noi è la più popolare oggi e che avrà un futuro senz'altro molto più promettente, è quella consiste nell'allineare il portafoglio obbligazionario sempre più ai valori di sostenibilità, ai valori quindi ESG. Questo presenta chiaramente diversi vantaggi, ma non quelli che apparentemente potrebbero sembrare più ovvi. I nostri analisti hanno condotto proprio un'indagine davvero molto approfondita che mostra come i green bond di per sé non è che offrano un premio in termini di rendimenti e tendono a performare in linea con i bond tradizionali emessi dalle stesse aziende. Quindi allora perché conviene investire in modo sostenibile? Quindi perché al di là dell'impatto positivo sul mondo in cui viviamo, le società che adottano buone pratiche ESG sono anche più resilienti dinanzi alle crisi, quindi tendono a performare meglio in un'ottica di più lungo periodo, quindi indipendentemente dal fatto che i loro bond siano etichettati come green oppure non lo sono. Quindi nell'ambito del reddito fisso l'approccio alla sostenibilità deve essere proprio integrato nel processo decisionale di investimento, nel momento stesso in cui si valutano i dati fondamentali e qualitativi degli emittenti. E noi a questo riguardo abbiamo fior di esempi di soluzioni nell'ambito dell'obbligazionario sostenibili che hanno dato degli ottimi risultati sia nell'ambito del credito europeo sia nell'ambito dei fondi flessibili globali, davvero molto interessanti sia in termini
performance sia in termini di contenimento e di protezione del capitale, di contenimento dei ribassi durante i drawdown. Infine, in ultimo, quello che per noi è davvero un nuovo fixed income sono le soluzioni flessibili, quelle che vanno a guardare davvero, non sono vincolate a un benchmark e vanno a guardare i mercati finanziari a livello globale in modo dinamico e molto diversificato, come è una nostra soluzione flagship che si chiama BNY Mellon Global Year Return. Ecco, parlando di nuovo fixed income, c'è un altro modo di interpretare questo concetto, se vogliamo, e chiederei ad Anna se ci aiuta a mettere a fuoco il tema dei private market. Qual è il profilo di rischio rendimento del private debt in particolare? Ma allora, i mercati privati, quindi stiamo parlando di investire su lungo periodo, esiste effettivamente la possibilità di portare a casa un premio di permanenza su queste strutture. Il premio di permanenza può variare molto, dipende da che cosa si va a selezionare, di come viene costruita poi la soluzione, se è diversificata per aree geografiche, su tipi di aziende che si vanno a individuare. Noi da tempo lavoriamo chiaramente sui mercati privati e abbiamo intrapreso un percorso sulla componente di private debt. È una forma per poter ricevere rendimento e queste strategie hanno ricevuto dei fortissimi flussi di capitali da investire, quindi sono è anche vero che è un mercato che bisogna in questo momento approcciare con una certa attenzione nella qualità di costruzione del portafoglio, perché chiaramente il premio c'è, ma il restringimento dei margini è avvenuto anche sui mercati privati. Normalmente quando si guardano queste strategie si possono anche guardare strategie legate magari al mondo delle infrastrutture, dove è possibile effettuare degli investimenti, ottenere dei flussi cedolari dagli impianti su cui si fanno gli investimenti, così come visto i meccanismi di funzionamento dei mercati privati e delle soluzioni che richiamano capitale e poi distribuiscono man mano le disponibilità nel corso della vita dei programmi, più si riesce ad avere anche un portafoglio sui mercati privati diversificato, con forte focus sulla qualità chiaramente del gestore nella costruzione del portafoglio, questa può essere una fonte alternativa per creare un po' meno correlazione da una parte e un pochettino più di premio sul rendimento generale del portafoglio. È ovvio che sono soluzioni di cui oggi se ne parla parecchio anche in Italia. Prima se ne aveva una visione molto parziale. La divulgazione dello strumento e la conoscenza sullo strumento è anche un po' figlia di questa esigenza di andare oltre e di cercare di poter integrare il portafoglio con fonti alternative di valorizzazione. Non possiamo prescindere qui da un'analisi dei clienti e chiaramente delle loro obiettivi e dei loro orizzonti temporali. Proprio mi dai il là per farti un'altra domanda, perché effettivamente molti investitori si chiedono quale sia il profilo che può avere facilmente accesso ai mercati privati e quali sono invece gli investitori che dovrebbero, diciamo così, starne alla larga. Ma come dice prima, il prodotto tendenzialmente ha una durata medio-lunga, quindi stiamo parlando di investimenti tra 7 e i 10 anni, quindi la prima considerazione naturale è che bisogna poter lasciar lavorare il capitale. Questo
questo fa molto, però potrebbe essere una controindicazione forte per certi tipi di clientela. Quindi quando si cerca di delineare un profilo, normalmente si parla di clienti con una conoscenza degli strumenti, una consapevolezza di dove stanno incanalando i loro flussi di investimento, e che questo avviene in modo, diciamo, può avvenire in modo più naturale in presenza di clienti con forti patrimonializzazioni. Quindi è chiaro che quando si il risparmiatore normale, l'accesso di queste soluzioni a certi tipi di target è meno consigliabile e va fatta con estrema attenzione. Quindi tempo, esperienza, conoscenza, propensione a poter, come dire, aspettare e di fronte a questo ricevere quel famoso premio. Quando stiamo parlando, mi chiedevate prima della differenza dei rendimenti, dipende, nel senso che noi stiamo parlando di soluzioni su private equity che normalmente si fanno vedere tra mercato quotato e mercato non quotato con dei delta che anche molto, molto robusti. Poi i mercati stanno cambiando tanto, perché chiaramente l'esempio dello scorso della scorsa correzione di marzo-aprile ci ha fatto vedere come velocemente è sceso il mercato azionario quotato, velocemente ripartito. Queste soluzioni non sono diciamo scevre dal subire un impatto correttivo, però tendono, se di qualità, ad essere un pochino più contenuto e a poter forse recuperare in modo più stabile velocemente. Ecco Stefania, parlando e restando ai private market, possiamo dire che questi strumenti sono anche un modo efficace per canalizzare nuovi capitali a favore dell'economia reale, quella vera, diciamo. Assolutamente sì, l'accesso diretto ai mercati finanziari per raccogliere capitale di rischio, azioni e capitale di debito attraverso l'emissione di obbligazioni non è sempre semplice, è ancora molto costoso e non è alla portata di tutte le aziende. Esistono, appunto, come dicevamo, delle alternative, una soluzione è certamente rappresentata dai fondi di private debt. C'è una particolare tipologia di fondi di private debt ed è quella dei fondi specializzati nel direct lending, ovviamente nel finanziamento diretto alle imprese, dove noi abbiamo una vasta e approfondita conoscenza, perché investiamo in questo asset class dal ben 2004 con una delle nostre società specializzata proprio nel sub-investment grade. Quindi le aziende target di questi fondi sono generalmente le imprese del cosiddetto middle market, quindi ossia le medie imprese che non hanno le dimensioni tali che consentano di accedere al mercato dei prestiti sindacati, quelli concessi da un gruppo di banche a un'azienda o a quello anche delle obbligazioni quotate. Quindi rispetto alle banche, i fondi di direct lending possono offrire anche una maggiore flessibilità in termini di scadenze e strutture, frutto anche di un rapporto più stretto e di una maggiore collaborazione probabilmente anche tra i gestori del fondo e i manager dell'azienda. Quindi noi, come dicevo prima, investiamo in questa asset class da molto tempo, ma oggi possiamo farlo su una scala molto più ampia, perché le banche si stanno in qualche modo ritirando dal mercato dei prestiti alle medie imprese a causa dei fattori come l'aumento del rischio di credito, le regolamentazioni con requisiti di capitale sempre più stringenti per alcuni settori e anche, come sappiamo tutti, la gestione anche delle sofferenze che sono state ereditate dalle crisi precedenti, che forse ne vedremo ancora. Ecco, tutti questi fattori stanno chiaramente cambiando lo scenario, determinando anche proprio una crescita del mercato del direct lending europeo. Quindi è inevitabile fare un confronto molto interessante con il mercato statunitense, anche un po' per andare incontro a quello che Anna stessa ci diceva un po' più fa. Nel mercato statunitense i gestori dei fondi e
le fonti di capitale rappresentano circa l'80% dei prestiti, dove le banche sono limitate a circa il 20%. Adesso non sappiamo se l'Europa arriverà mai a queste percentuali, naturalmente i mercati sono molto diversi, hanno caratteristiche molto diverse, ma sicuramente penso che faremo dei grandi passi in avanti per raggiungere la quota dell'80% degli Stati Uniti. Anche in deal, do qualche numero per chiudere, se basti pensare che il numero di deal completati nelle principali giurisdizioni europee è aumentato da circa 140 nel 2013 a oltre 450 nel 2019, quindi con una fortissima accelerazione proprio nei paesi periferici, per ovvi motivi, per quanto dicevo poc'anzi. Quindi una ottima crescita che offre opportunità importanti sia per gli investitori sia anche, secondo noi, per l'economia reale e per gli investitori in particolare, con rendimenti molto buoni tra il 6 e l'8% netto, riferendomi sempre alle strategie di direct lending, chiaramente con la possibilità di tenere fermo il capitale per un po' di anni, ecco, per alcuni anni. Certo, sì, come dicevi giustamente Stefania, è molto probabile che il contesto di riferimento che poi ha portato a una contrazione del credito bancario sia destinato a protrarsi. Citavamo il tema dei crediti deteriorati che inevitabilmente andranno ad aumentare ulteriormente dopo questa nuova crisi. Poco fa tu citavi, parlando sempre del nuovo fixed income, un'altra accezione, quella dei fondi flessibili. Sappiamo che è una categoria dove convivono e coesistono strumenti anche molto diversi. Ci aiuti a capire come dovrebbe essere strutturata un fondo flessibile per essere ben fatto, non so come dire, che ruolo deve avere un portafoglio e un fondo di questo tipo all'interno di un portafoglio diversificato? Sì, nell'ambito appunto i fondi flessibili presentano secondo noi diversi vantaggi. Qui usciamo un po' dal mondo dell'obbligazionario perché non dimentichiamo il punto di partenza delle nostre osservazioni, vale a dire il fatto che molti investitori attualmente si trovino di fronte all'esigenza di avere rendimenti soddisfacenti con un rischio e una volatilità limitati. Quindi questa è un po' l'esigenza di un tipico investitore europeo e quindi anche italiano. E questo però non deve creare, secondo noi, dei vincoli in termini di investimento, quindi costringendo appunto a guardare esclusivamente al reddito fisso. Al contrario, secondo noi, nello scenario attuale, questa tipologia di bisogno può essere raggiunta con un approccio flessibile che non sia vincolato a un indice o tantomeno a una singola asset class o tantomeno a una singola regione geografica. Quindi per noi i fondi flessibili possono avere un ruolo molto importante all'interno di un portafoglio articolato, ma comunque prudente e orientato a un basso profilo di rischio e rendimento, a patto però di avere appunto delle caratteristiche per noi imprescindibili. Innanzitutto il portafoglio deve essere liquido, quindi è composto da investimenti secondo noi diretti, quindi in titoli trasparenti e mutuando un po' tutte quelle che sono le caratteristiche migliori degli investimenti in obbligazioni, quindi a cui è tanto affezionato l'investitore tipico europeo. In secondo luogo non deve essere, come dicevamo prima, non deve avere vincoli di rigidità di adesione al benchmark, a un benchmark. Quindi questo sempre per non incorrere in quelle inefficienze tecniche degli indici di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, e anche per poter cogliere poi le migliori opportunità in base al contesto di mercato.
Inoltre, il team di gestione deve saper includere, laddove opportuno, i giusti strumenti per diversificare, stabilizzare e potenziare anche il portafoglio. Penso, ad esempio, a titolo esemplificativo, alle energie rinnovabili, le infrastrutture, le commodity come l'oro e una certa anche dose di liquidità. Tutte chiaramente asset class che hanno una funzione molto importante a seconda dei contesti di mercato. E infine, il portafoglio deve essere davvero gestito in modo molto dinamico, non solo in termini di asset allocation, ma anche di esposizione alla curva dei rendimenti, sulla duration, sulle valute e anche i tassi di interesse. Solo così si può assicurare che il team di gestione abbia proprio la flessibilità per rispondere ai vari contesti di mercato e quindi adattare il portafoglio in linea con tali contesti. Quindi questo è sicuramente in buona sostanza un modo per rispondere all'esigenza più diffusa degli investitori italiani, avere un buon rendimento con una volatilità contenuta e protezione del capitale durante i periodi di ribassi. Ecco, Anna, abbiamo parlato fin qui di strumenti con caratteristiche diverse, obbligazioni quotate, mercati privati, strumenti flessibili. Come si possono combinare questi diversi ingredienti all'interno di un portafoglio diversificato? Che ruolo possono avere i singoli ingredienti? Ma dipende molto da cliente a cliente, chiaramente, nel senso che dipende dalla sua propensione, dipende dalle sue caratteristiche, dai suoi orizzonti temporali. È vero che l'utilizzo, ad esempio, delle soluzioni non quotate va su certi target di clientela più che su, quindi non è così diffuso e così trasversale, e la componente normalmente non è prevalente del portafoglio su queste soluzioni, per cui è una componente diciamo un pochino più composta. Oggi, se guardiamo family office, grossi family office, stiamo parlando di una componente tra il 15 e il 20, significa che è calata sulla realtà di un cliente, per quanto private e net worth, probabilmente si riduce a un 10%. Gli altri strumenti sono, come abbiamo avuto modo di condividere da lì, inizio, utili nella costruzione. È chiaro che tanto più il cliente ha ha necessità di ricercare magari una protezione e ha una scarsa propensione all'investimento, tanto più la componente obbligazionaria può essere presente sotto varie forme. Le soluzioni flessibili, anche che citavamo prima, sono un po' una delegare il gestore a fare le scelte del cambiamento di portafoglio, quindi probabilmente per profili un pochino che desidero in qualche modo mettere nelle mani del gestore la scelta dell'allocazione, possono essere delle risposte. Poi come allarlo è di nuovo, sono tutti elementi quelli che davo, partiamo dal cliente, guardiamo la sua propensione, il suo orientamento e cerchiamo di comporre il puzzle. È chiaro che avere a disposizione un'ampia gamma di soluzioni aiuta, perché questo significa poter rivedere il portafoglio man mano che evolvono le esigenze del cliente, solo quando si muove il mercato, anzi quando il mercato si muove preferibilmente dovremmo cercare di tenere l'emotività e rimanere investiti. Quindi credo che non esista solo una combinazione, però sicuramente gli strumenti di cui abbiamo parlato, ciascuno per quello che abbiamo descritto come contributo alla costruzione, hanno un valore.
Chiarissimo, evidentemente è anche il ruolo di un bravo consulente quello di guidare poi i suoi clienti in una allocazione del portafoglio che sia coerente con obiettivi, profilo di rischio e chiaramente ogni portafoglio dovrebbe essere adattarsi alle caratteristiche del singolo investitore. Anna, avrei anche una domanda un po' filosofica per te, se me lo consenti. Abbiamo detto prima che le banche centrali hanno cambiato le coordinate di riferimento dei mercati. Guardando all'offerta, agli strumenti finanziari, secondo te sono gli strumenti finanziari che devono cambiare pelle oppure al contrario è il modo in cui vengono utilizzati gli strumenti, anche quelli tradizionali, che deve cambiare? Come la vedi tu? Nato prima l'uovo o la gallina? Effettivamente è una bella domanda, nel senso che stanno cambiando tutti e due, nel senso gli strumenti, come abbiamo detto, si presentano sotto la stessa forma con caratteristiche diverse e grazie al lavoro di interessamento, di affiancamento anche tramite il mondo della consulenza, la diffusione dell'educazione finanziaria sul mondo delle soluzioni di investimento sta avendo cambiando pelle anche lei, quindi propenderei per dire che in questa grande dinamica del cambiamento probabilmente è l'approccio che bisogna avere all'utilizzo degli strumenti, quindi sapendo che ci sono, sapendo che i parametri cambiano nel tempo, ma è naturale che lo facciano, una combinazione rivisitata di queste soluzioni può avere molto senso. Oggi abbiamo dedicato uno spazio immenso a tutto quello che è il mondo del reddito fisso, perché chiaramente un mondo che sta cambiando i suoi parametri di profilo, quindi rischio rendimento, però nello stesso tempo abbiamo anche l'altra metà del quotato, che è il mondo azionario, che sta cambiando anche lei velocemente le sue connotazioni, in alcuni casi addirittura, se si tornare alla domanda che mi ponevi poc'anzi sui flussi cedolari, spesso oggi si cerca di ottenere flusso, rendimento attraverso i rendimenti dei dividendi del mondo azionario, quindi anche la combinabilità di queste cose diventa fondamentale. Abbiamo ricevuto nel frattempo alcune domande da chi ci segue e girerei a Stefania, visto che ne ha parlato più diffusamente, la domanda di Marco che ci chiede che tipo di rendimento ci si può attendere da una soluzione flessibile. La risposta la darai tu, io aggiungo un piccolo commento, dipende ovviamente da che tipo di strumento ci troviamo ad avere davanti. Cosa aggiungiamo a Stefania? Sì, è una domanda molto vasta, come dire, che implica una risposta appunto altrettanto ampia. Quello che posso dire sicuramente, posso far riferimento ad alcune soluzioni di investimento flessibili che proponiamo noi, che abbiamo visto storicamente affiancarsi o anche diciamo essere la preferenza degli investitori italiani proprio perché riesce appunto a rispondere alla domanda fondamentale dell'investitore di avere un buon rendimento aggiustato per il rischio. Quindi che cosa si intende per un buon rendimento e che cosa si intende per una volatilità contenuta? Noi pensiamo che un buon rendimento sia avere un obiettivo di rendimento che sia appunto del 4% con una volatilità molto simile a quella dell'obbligazionario appunto governativo, che può andare dal 3% intorno al 3%, proprio per rispondere in maniera puntuale, per fare riferimento appunto a un fondo che rappresenta per noi quello che è la risposta a questo bisogno. Se vado a vedere un po' di numeri in maniera più precisa,
vedo che comunque se vedo appunto i rendimenti del JP Morgan Government Bond Index in circa sono rendimenti che hanno avuto in maniera accumulata e annualizzata anche intorno al 25-30% nell'arco comunque di 10 anni, con una volatilità intorno al 5%. Quindi per dare una risposta un po' più puntuale. Quindi il 25-30% a livello accumulato, dicevi, Sì, esatto, con un orizzonte temporale chiaramente molto ampio. Quindi è una domanda molto, molto complessa a cui rispondere, però... Ne girerei un'altra che non è più semplice ad Anna. Rosalba ci chiede un commento sul livello di rischio nei portafogli. Dice Rosalba, è concreto il pericolo che molti investitori abbiano oggi portafogli troppo rischiosi rispetto alla loro capacità di tollerare le perdite? Quindi il riferimento è al fatto che rendimenti molto bassi abbiano spinto molti investitori poi ad alzare un po' l'asticella del rischio. Cosa possiamo dire, Anna? Mi auguro di no, nel senso che poi questo è veramente il lavoro che bisogna fare insieme al cliente, di riuscire a creare quella combinazione di soluzioni nel portafoglio che rispecchi però la sua propensione al rischio. E sembra una risposta tanto... collegamento con Anna e il suo e non quello che è una promessa diciamo così mascherata. In questo senso in modo molto coerente, se c'è consapevolezza che tanto più conservativo è il portafoglio, tanto più non abbiamo più accesso a quei rendimenti di un tempo, vuol dire che si sta costruendo con il cliente la consapevolezza di cosa vuol dire oggi investire su titoli governativi dei paesi sviluppati, di che cosa si può ottenere attraverso il credito, che cosa si può avere attraverso una soluzione flessibile che magari aiuta a compensare un pochino le volatilità e la spirale obbligazionaria azionario ponendosi in mezzo. Questi sono quindi non è necessario che, siccome oggi manca il valore, si spingano i portafogli. Mi viene da dire che c'è più consapevolezza e forse oggi più di ieri i portafogli tendono ad essere maggiormente diversificati. È chiaro che io prima parlavi di consulenza finanziaria, oggi c'è forte attenzione ad essere accompagnati da ovviamente delle persone che abbiano le conoscenze tecniche per poter fare una disamina esatta ed accompagnare in modo corretto il cliente nel suo percorso. Sono davvero molto d'accordo con te, Anna, la chiave è davvero la consapevolezza ed è un tema che riguarda anche, se vogliamo, i mercati azionari. Oggi, secondo molti osservatori, ai livelli valutativi che si sono venuti a creare, probabilmente è possibile che le prospettive di rendimento da qua in avanti per chi oggi entra nel mercato non siano quelle paragonabili ad altri periodi. È chiaramente un banker, un consulente finanziario che instauri un rapporto di chiarezza su questi temi, sicuramente faranno un grandissimo servizio ai loro clienti. Io direi che siamo davvero al termine di questa puntata. Ringrazio molto Stefania Paolo, Country Head di BNY Mellon Investment Management. Grazie davvero per averci raggiunto. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie anche ad Anna Bagella, responsabile sviluppo offerta di Fideuram. E ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Vi do anche appuntamento
con la prossima diretta di WeWealth, Weekly Bell, l'appuntamento settimanale in cui facciamo il punto sulla settimana dei mercati. Seguiteci lunedì alle 8:30, sempre sui canali social di WeWealth e nella sezione live del sito wewealth.com. Potete inviarci fin da subito le vostre domande. Ricordo ancora una volta la casella mail, che è live@we-wealth.com. Grazie ancora e alla prossima.